soluzioni più o meno bipartisan in Consiglio regionale per tentare di opporsi alle scelte imposte dall'alto che mettono a rischio i livelli essenziali di assistenza. Il centrosinistra ha votato il documento del centrodestra per modificare o impugnare il decreto Balduzzi ed ha approvato un proprio ordine del giorno per invitare il presidente Paolo Frattura a ricalibrare i piani operativi sulla base delle osservazioni sollevate dal tavolo tecnico, evidentemente per non contrastare più del dovuto i vertici nazionali. Nel panorama politico regionale si è distinto invece il Movimento 5 Stelle che, pur non presentando l'annunciata mozione di sfiducia a Paolo Frattura, ha subito la bocciatura di un ordine del giorno presentato da Patrizia Manso e da Antonio Federico ed ha votato contro i documenti approvati. Abbiamo voluto utilizzare questa occasione per proporre un atto nel quale tutto il Consiglio regionale, non solo le opposizioni, si esprimesse su un tema che è dirimente, che vale più di 1000 sfiducie, ovvero la sanità in Molise deve essere pubblica o privata. E abbiamo stabilito un termine, un dato del 15% da destinare al privato e contestualmente anche quelle contestazioni che possono essere mosse a Roma affinché la rete ospedaliera in Molisana possa avere un DEA di secondo livello, senza rincorrere il Consiglio di Stato o Corte Costituzionale, ma è possibile farlo semplicemente facendo i compiti a casa ed evidenziando quali sono le illogicità che non permettono al Molise di rispettare i LEA con quelle strette che il governo ci sta dando col decreto Balduzzi. Avevate annunciato una mozione di sfiducia sulla sanità al presidente Frattura, che però non c'è stata. La mozione di sfiducia resta come documento. Questa occasione era necessaria per far venire fuori qual è la volontà e quindi far capire all'esterno anche perché noi andiamo nella direzione di sfiduciare il Presidente, perché le scelte politiche che afferiscono a lui vanno in una direzione contraria a quella che noi indichiamo e che tutti i comitati, tutti i cittadini stanno indicando, ovvero un equilibrio tra pubblico e privato. Questa è l'ennesima occasione che dimostra questo. Una sfiducia senza l'appoggio del resto dell'opposizione non può portare a nulla. Una votazione su un documento preciso porta a una presa di responsabilità da parte del Consiglio regionale.